Allora, mister, chiudiamo il capitolo Coppa, mi rammarica che è fuori dalla disputa, adesso si pensa al campionato, ci sono 2 settimane per prepararsi al meglio. Sì, noi in verità siamo partiti un po' in ritardo perché la preparazione abbiamo iniziato il 20, praticamente il 20 di agosto e quindi siamo un pelo più indietro degli altri per una serie di motivi. Abbiamo un sacco di ragazzi giovani, abbiamo un sacco di gente che sta facendo la stagione perché nella parte sud del girone c'è anche questo problema qua. Magari dentro non lo sanno, a Bologna probabilmente non lo sanno, ma giocare il 26 di agosto come si fa? Con Abbiamo ragazzi che lavorano, ragazzi che certo. lavorano, non si possono allenare, abbiamo Bagnini, Camilleri, ma come tutte le squadre della nostra zona, abbiamo 2002-2003, facciamo la Coppa, va bene. Poi adesso inizierà il campionato, anche quello inizia il 17, che già a metà settembre, comunque abbiamo ancora i problemi, le vacanze, perché noi giochiamo un campionato di prima categoria, per carità lo facciamo con meno, magari con meno possibilità economiche di altre squadre, quindi noi siamo a costo zero. Quindi quando un ragazzo vuole andare in vacanza ci tocca Certo, anche perché siamo giustamente sempre in prima categoria. dopo la stagione, no, però magari sono altre realtà che investono altre cose, è diverso. Quindi le partenze sono sempre molto dure. Oggi si è visto, dai. Per quanto riguarda invece la squadra che hai a disposizione, come ti sembra a livello generale? Ci sono degli innesti nuovi? No, noi abbiamo cambiato parecchio, quando alla fine abbiamo 10-12 giocatori nuovi. Quando saremo tutti, siamo convinti di aver allestito una buona squadra. Anche quest'anno pensiamo di aver fatto una buona squadra. Oggi ne mancavano, rispetto a domenica scorsa, me ne mancavano già 4, chi per vacanza o lavoro, problemi vari. Però quando ci saremo tutti, siamo convinti di aver fatto una squadra competitiva per poter stare tranquillamente nella categoria. Crepi, Allora, mister, in bocca al lupo, ci vediamo in campionato. grazie mille.